Buonasera a tutti ragazzi di Nerd Planet, siamo qui con Giada Peristinotto. Ciao a tutti! Allora, Giada si è appena impegnata in realizzare un fantastico quadro di cui vi posteremo la foto per iniziative Donne che disegnano donne. Quindi la mia prima domanda è proprio su questo. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Guarda, questa iniziativa secondo me è fantastica, è caduta proprio a fagiolo in un momento in cui borbottavo tanto sul fatto, su varie discriminazioni, vabbè. Una mia amica è venuta, che ha organizzato con la Scuola Romana di Fumetti, ha organizzato questa, gli ho detto subito sì, subito, anche perché comunque è bello ritrovarsi fra professioniste, che di solito si disegna sempre in casa, non si vede mai nessuno. Questa occasione è fantastico, allora, una bella aria, una bella atmosfera. Immagino. Allora, tu hai veramente disegnato tanto nella tua carriera, da Witch, in Disney e molto molto altro. Se io ti chiedessi una storia che ti è rimasta veramente nel cuore, quale sarebbe? Allora, è una storia che ho postato qualche giorno fa sul mio profilo ed era la prima storia che ho fatto di Witch in vita mia con la sceneggiatura di Bruno Enna, che si chiama Ombre d'acqua. È stata la mia prima copertina e la mia prima storia. E poi Reginella, perché ce l'ho nel cuore anche per le storie di Cavazzano, ma sì, poi certo. Ci ho messo veramente l'anima per realizzarla. Si è visto nel risultato finale, complimenti ancora. Se io ti potessi chiedere di tornare indietro nel tempo e dire a te stessa, prima di cominciare, di affermarti, di darti un consiglio, che consiglio ti daresti? Non ascoltare nessuno, ascolta solo te stessa. ottimo, e quindi diciamo stai dando proprio un bel consiglio a chi vuole intraprendere questa strada. Un'ultima domanda, se puoi dirci qualcosa sui tuoi prossimi progetti? Allora, uscirà prestissimo una storia per Topolino con protagonista Roberto Bolle, che sarebbe il fantastico ballerino famoso in tutto il mondo, e ho avuto questa opportunità di disegnarlo in versione papera, e per una storia che uscirà per un evento che Topolino poi dirà più avanti. E poi sto facendo altre cose interne alla Disney, poi uscirà il deluxe di Reginella, che ho fatto la copertina e non vedo l'ora di avere fra le mani, e basta per ora. Poi mi rilasso, spero un po'. Arriva l'estate. Sì. Allora, noi non possiamo che ringraziarti e vi ricordiamo ragazzi che appunto Romix ha ospitato questa fantastica iniziativa Donne che disegnano donne, e troverete anche il nostro reportage. Vieni. Allora, dell'iniziativa. Ciao. Hai fatto parte di Donne che disegnano donne, quindi sì, esatto. Una domanda anche per te. Cosa ne pensi di questa iniziativa? È stata estremamente divertente e sono molto contenta di essere stata coinvolta, perché insomma ci ha dato una specie di spazio d'onore a Romix quest'anno, e sinceramente è stato emozionante, sono contenta molto. Grazie mille, allora da Romix qui è tutto, grazie mille. Bye bye.